bene? Sì, B, andiamo. Che cosa vuole fare Iraq? Per controllare un villaggio. Fingi di essere amico. Dici che tutti quelli che stanno fuori sono dei pazzi, che vogliono rubargli tutto. Metti occhi e orecchie in ogni casa. Sai quello che comprano e quello che vendono. Li controlli. E se qualcuno sgarra, lo vieni a sapere. Allora, metti una buona parola per me. Non lo so ancora. Perché dovrei? Voglio contare qualcosa. E dai, ti porto sempre dovunque vuoi andare. E sono puntuale, B. Non ti ho mai deluso, nemmeno una volta. È vero, è vero. Per questo voglio tenerti lì dove sei. No, ascolta, sul serio. Vuoi fare carriera? Non dovrei dirti niente, ma Iraq si sta allargando a Park Square. Ci parlo io. Non si sa mai. Merda, B, parla piano. Oh merda, non è che ha capito qualcosa? Iraq sta isolando tutta la zona. Ma che siamo? Babysitter? No, siamo soldati. Ricordi quando Fly e il suo sono spariti? Hanno esagerato e Iraq li ha fatti fuori di persona. Lo so, perché ho seppellito i corpi. Ehi, abbassa quella voce, cazzo. Sai che tuo cugino ha la paranoia che quella storia si sappia. E dico quello che mi pare. Eh? Cosa? Sei paranoico anche tu? Solo quando ci sei di mezzo tu. Bene. Lo ricatterò con questo. Se Iraq lo sente, Bedbug finisce sepolto in una discarica. Non mi piace. Il coprifuoco. Perché non chiami direttamente la polizia? No, quelli qui non ci vengono più. Non qui. Non gliene frega un cazzo a nessuno. Non è giusto. Io la vedo così. Ce l'hanno consegnato. È nostro. Siamo noi la polizia ora. Hai il diritto di succhiarmi il cazzo. Vattene, idiota. Vattene, idiota. Il bambino era innocente. L'hanno ucciso davanti alla madre. Hai le schede? Sì, B. E i PIN? Tutto lì dentro. Che mi dici di Iraq? Non pensare a Iraq, pensa a me. Posso parlare con Lil Juice? Ma certo che sì! Da solo. Ti spiace se... E che cazzo? Ti fai un giro? Sì. Ti faccio un giro. Che dici? Sospettano qualcosa? No, e sembra che il club non si fidi più di Iraq. Bene, perché ora tratteranno con me. E credimi, mi ricorderò di te.
Ehi, Rabbit, che c'è? Ho un'informazione che ti piacerà, fidati. Su, dimmi. Non qui, però. Vediamoci. Ce li hai i soldi? Sempre. Perché? No, perché ti costerà. Ma ne vale la pena, fidati. Questo si vedrà. Stiamo scherzando? Sì, lo vedo. Io però vi avevo detto di tenere quei cazzo di occhi aperti. Devo dire ai Rack che due stronzi hanno lasciato entrare qualcuno qui dentro. Non è entrato nessuno, gli uomini sono tutti fuori. Il posto è sicuro. Sarà meglio. Sarà meglio. Dai, parla. Senti, quel che so vale 500. Che cazzo sei venuto a sapere che costa così tanto? Guarda che se non paghi non ti resta molto da vivere, eh? Ah, adesso mi minacci! Non fare lo stronzo con me! Credi che Irak non lo verrà a sapere, sei fuori di testa! Ah, Buck, Irak, davvero? È lui il tuo problema, cazzo. Ok, ok, ok. Va bene, dimmi cosa sai. Tieni e niente cazzate. Senti, ti diranno di andare alla matta e lì ti ammazzeranno. Tutte stronzate. Oh, ehi, ehi! Ma che cosa fai? Andiamo, B. Ma che cazzo? Rabbit ha derubato Irak. Se vedi quello stronzo, sparagli! Io vado, Boo. Se ti vede. Tu chi sei? Quello che ti ha appena salvato il culo. E posso fare di più se collabori. Cos'è la matta? Ok, ok, portami via da qui e te lo dico. Ok, fa attenzione. Cazzo, non va bene! Ok, ora... Ricevuto? Vai, vai. Così non va bene. Ora, vai. Ricevuto. Ma porca troia, vaffanculo! Rabbit, aspetta! Cazzo! Ok, facciamolo. Ok, è tutto pronto. Tu lo porti alla fabbrica e i miei uomini lo ammazzano. So che è un amico, questo è un test. Fallo e sarai ricompensato. Che vuole far ammazzare Medbug. Devo eliminare il plotone di esecuzione. Fuori! Irak se ne sbatte di questi galoppini. Ma una banda non può avere anelli deboli. L'ho già visto succedere. Non ce la metti tutta e ti fanno a pezzi. Ma se Bedbug dimostra di avere i numeri, Irak salva la faccia e lo esalterà parecchio. Tempismo, il tuo fidanzatino Maurice si stava lamentando. Dice che hai capito male, che è stato incastrato. Posso sparargli un paio di colpi nelle rotule? No, non puoi. Ah, sei così prevedibile. Non ti faccio più favori. E invece? Ti serve un favore. Tendo un'imboscata. Dovresti portarmi un po' di esplosivo, ce la fai? Posso fare tutto. La domanda è, voglio farlo? Aspetta. Oh, aspetta. Sai che ti dico? Va bene, sì. Fammi radunare i ragazzi e ci vediamo lì.
Ciao. Oh, che cos'è? Seguimi e lo scoprirai. Ah. Ti ho detto che portavo i ragazzi. Oh, Cristo. Pensavo intendessi gli esplosivi. Allora avrei detto che portavo le ragazze. Comunque, ho anche quelli. Mi serve il tuo aiuto. Puoi far sembrare che questi due siano morti in una sparatoria fra bande? Ho un paio di faccende in sospeso da sistemare. Beh, mi devi un po' di favori. Non ti devo proprio niente. Dammi un esplosivo che possa trasportare. Ok. I due pacchetti regalo sono i souvenir di una missione in Gabon. Dovevi vedere come hanno provato a farmi fuori quegli stronzi. Guidavo una di quelle auto enormi, anni 70, dei tempi in cui gli incidenti in automobile erano bottarelle da niente, cazzo. Andiamo. Sì, beh, ecco che saltano fuori questi geni, convinti di buttarmi fuori strada con uno di quei macinini in plastica biodegradabile. Ma all'impatto si sente uno strano ping e finiscono contro un furgone parcheggiato. Ottimo. Grazie. Ecco cosa ho per te. Una bomba adesiva. Visto? Si appiccica. Forte, eh? Mm. Insomma, quei due idioti stanno lì a piangere e lamentarsi. Sono tutti storditi e non so se ridere o incazzarmi. Alla fine tiro fuori la mia 45 e piazzo un paio di pallottole in faccia a quei due cazzoni. Allora, questa è la roba. Ci pensi tu a tutto? Non se ne parla. Potremmo fare così. Esatto. Sì, come un giro di prova. Che ne dite, amici? Un giro di prova? Jordi. Perfetto, ci sta. Non mi serve un giro di prova. No, aspetta che mi allontano un pochino. Jordi! Cazzo! È qui che gli uomini di Iraq lo ammazzeranno. Non voglio complicazioni. Ok. Tendo un'imboscata e li faccio fuori. Iraq lo verrà a sapere, il bedbug otterrà rispetto. E poi sarà mio. Abbandonata. Ci saranno telecamere di sicurezza.
Non sei saltato in aria? Ancora no. Sto cercando di scoprire dove si radunano, così posso organizzargli una bella sorpresa. Trappole, bello. C'è ancora tempo.
Pronto? Ora i tuoi amici non possono rispondere. Sono morti. Che cazzo? Ehi! Qualcuno è vivo? Nessuno? Andiamo, dai. Se ne sta andando. Parlerà con Iraq. Bedbug è bello che è morto. Questi pazzi pensano che la città sia loro. Ridicolo, è proprio ridicolo. Pronto? Perché hai riagganciato? Che cazzo vuoi? Anzi, che cazzo sei? Un altro giocatore. Ho un lavoro per te. Ma non è roba per Tyron. È un lavoro per Bedbug. Ti chiamo io. Ma che succede? Dai però! Qualcuno mi sta cercando. Sono tutti morti. Devi farmi uscire di qui. Tu ti sei fottuto il cervello. Che cazzo dici? Un fantasma. No, fermi, aspettate. Merda. E sembra che ora... Ma che vuoi? Sarai i miei occhi e le mie orecchie, Nerlo Sigmund. No, te lo scordi, Iraq mi ucciderà! Ma sì, cosa farebbe se gli mandassi questa roba? Vuoi vedere altro? No, ti prego, cancellala, ti prego! Bene, tu fai il bravo bambino, e io lo farò. Ti chiamo io.